Prego, vada avanti. No, ma capisco, Presidente, l'interesse dell'Aula. Evidentemente, se quei fatti fossero accaduti a qualche esponente del Partito Democratico, saremmo tutti qui in Aula a esprimere solidarietà, compresa la Presidente della Camera e il Presidente del Senato Grasso, che non hanno proferito parola su quanto avvenuto a Bologna, che è una vergogna per la democrazia di questo Paese. Comunque, Presidente, se almeno avrete la cortesia di leggere e di mettere a verbale quanto la Lega dichiara in quest'Aula, ovviamente ve ne saremo grati. Noi vogliamo sottolineare come gruppo parlamentare che riteniamo inammissibile che il Presidente del Consiglio, i Presidenti di Camera e Senato e molti esponenti dei gruppi parlamentari non abbiano proferito parola su un blocco della democrazia che sta avvenendo nel nostro Paese. Un libero cittadino, in modo estremamente pacifico, ha voluto visitare, o meglio, voleva visitare un campo rom insediatosi a Bologna e gli è stato impedito tramite la violenza e un'aggressione fisica alla quale purtroppo non è stata riscontrata. Dovrebbe concludere, Fedriga. No, io, Presidente, se mi fa intervenire, visto la delicatezza prego, del tema, prego. Non è stata riscontrata dissenso unanime da parte delle forze politiche presenti in quest'Aula. Noi personalmente siamo sconvolti dalle dichiarazioni di alcuni colleghi che invece di condannare senza se e senza ma quanto avvenuto a Bologna, è stato addirittura additato il segretario federale della Lega quasi come colpevole dell'aggressione ricevuta. Non ci stiamo a questo gioco. Non ci stiamo a esponenti di altre forze politiche. Presidente, la prego un attimo di lasciarmi pochi secondi per finire. Non ci stiamo a questo gioco nel quale è impedita la libertà personale di andare sul territorio nazionale, oltretutto da un segretario partito. Vogliamo oltretutto esprimere la nostra solidarietà al giornalista del Resto del Carlino, assalito dagli stessi soggetti che hanno assalito e cercato di colpire in modo violento il segretario Matteo Salvini. E oltretutto chiediamo che le istituzioni provvedano immediatamente a individuare il responsabile e a chiudere i centri sociali presenti sul territorio nazionale. Non possiamo finanziare con soldi pubblici aggregazioni di violenti che impediscono la libertà dei cittadini. Domando: come è possibile che ci siano delle istituzioni come l'Università di Bologna, che da 25 anni permette la cosiddetta Aula C, ovvero un'area occupata, finanziata con i soldi pubblici e che nessuno mette mano? Noi denunceremo per omissioni d'atti d'ufficio chi non fa sgomberare queste aree. Grazie. Sia ben chiaro. Adesso grazie. La parola